Bella regà, io sono Marco Feudale, sono un liutaio e questo è il mio canale YouTube, Feudo Music. Qui di solito parlo di liuteria e di cose legate al mondo della chitarra. Però, siccome ho anche altre passioni oltre questa, mi piacerebbe parlare anche di questa roba, ovviamente senza togliere i contenuti di liuteria. E quindi ho deciso di creare una nuova serie che uscirà di solito il martedì, ma poi vedrò se trovo un giorno migliore, in cui vorrei parlare di altri argomenti. La serie la chiamo Salviamo il Salvabile, perché l'idea di questa cosa è prendere qualcosa che non funziona perfettamente, quindi magari una chitarra sfondata, un amplificatore che all'apparenza sembra inutile, però magari utilizzato nel modo giusto diventa interessante. Stessa cosa magari per pedali, per chitarra elettrica. Oppure dei prodotti di intrattenimento che possono essere canzoni o film o anche serie TV, e cercare appunto di salvare il salvabile. Ovviamente non sempre prenderò prodotti completamente indecenti, come potrebbe essere, che ne so, una chitarra che sto sistemando, che potreste aver visto uno short a riguardo, poi ne parlerò bene, oppure delle serie TV completamente inguardabili, come può essere Rings of Power. Magari altre volte prenderò dei prodotti che sì, funzionano, ma ci sono alcuni dettagli che potrebbero elevarla a uno step superiore. Infatti, nel video che uscirà domani a mezzogiorno e mezza, parlerò di The Dragon Prince, in particolare della quarta stagione di questa serie animata che ho visto su Netflix da poco, da qualche giorno, che però ho trovato nella quarta stagione ci sia un piccolo calo e qualche minore attenzione ai dettagli, e quindi vorrei, e ho fatto, un bel video bello lungo per parlare di come io aggiusterei e sistemerei qualche cosina per rendere la stagione un pochino più interessante. Ma chiaramente questo potrei farlo anche con altri prodotti, per esempio becchiamo una canzone di merda, sistemiamola e rendiamola interessante. Becco una canzone che magari ha del potenziale, che però c'è qualcosa in più che potrebbe essere fatto, dai, ci mettiamo. Stessa cosa potrei fare anche con altri prodotti del tipo libri, per esempio, ah, guarda, c'è questa parte di questa scena che poteva essere scritta meglio. Questo è il mio modo, per la mia scusa per parlare anche di altre cose oltre che liuteria. Chiaramente non ridurrò i contenuti di liuteria, chitarra elettrica eccetera, quelli rimarranno ogni volta il sabato, ogni settimana a mezzogiorno e mezza, e quando riuscirò la live la domenica nel pomeriggio. Ma vorrei aggiungere questo contenuto, cercherò di farlo una volta a settimana, ma molto probabilmente sarà una volta ogni due settimane. Detto ciò, io vi ringrazio per aver guardato il video fino a qui. Se vi interessano questi nuovi contenuti, iscrivetevi al canale perché ci saranno, e noi ci vediamo al prossimo video, che uscirà domani. Bella, ragazzi.